Castel Presule, a poca distanza da Fielo Sciliar. Per due giorni è stata questa la suggestiva cornice degli incontri ad altissimo livello e incentrati sul tema dell'Europa e delle regioni. A fare gli onori di casa il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, che ha ribadito di fronte al premier Renzi e al cancelliere austriaco Faymann come la cooperazione transfrontaliera sia diventata possibile grazie all'Europa. Oggi l'Euregio è emblema di pluralismo culturale e linguistico. L'euroregione di Alto Adige, Tirolo e Trentino può costituire un modello di governo di multilivello. Renzi soprattutto ha detto che l'Euregio potrebbe essere un modello proprio per l'Europa, questo progetto di uno sviluppo di una regione che opera in modo transfrontaliero e collaborativo tra due stati. Questo sicuramente è stato un bellissimo messaggio da parte del Primo Ministro. Ospite d'eccezione il Premier Matteo Renzi, accolto dal Presidente Kompatscher all'ingresso di Castel Presule. Consuete strette di mano con i cittadini per il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di prendere la parola nel corso della mattinata di lavori. L'invito di Kompatscher rivolto a Renzi a riflettere sull'Euroregione ha portato il Primo Ministro a prendere impegni concreti. Questa parte dell'Europa è un modello per tutta l'Europa. Tiene insieme identità e integrazione, ha detto Renzi, vive i problemi come opportunità e non come ostacolo. Nel ringraziare anch'io Arno Kompatscher e tutti gli organizzatori, trovo che sia molto bello che in questa regione, in questo territorio, in questo pezzo fondamentale di Europa, Austria e Italia, Tirolo, Alto Adige, provincia di Trento, insieme riflettano su cosa ci unisce e anche simbolicamente sulle infrastrutture che ci collegano. Il cancelliere austriaco Werner Faymann ha approfondito la questione di come risolvere insieme i problemi che ci troviamo davanti. Assieme significa che uno da solo non può risolvere le questioni di oggi. La collaborazione tra regioni vicine, secondo Faymann, è dettata dalla cultura e dalla storia comune, ma anche dall'amicizia e da progetti congiunti. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Del Rio, si è soffermato sull'autonomia e ha assicurato che le scelte del governo mirano a costruire funzionalità. È chiaro che le regioni e i territori giocano un ruolo decisivo nello sviluppo dell'Europa, nella competitività dell'Europa e anche nella democrazia europea. Quindi queste iniziative sono un altro punto importante di rafforzamento del nostro destino e della nostra casa europea. La crisi ha condotto a tendenze centraliste, ha detto il ministro agli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, ma l'Euregio è una risposta concreta alla domanda di un'Europa sempre più forte. Soprattutto da una regione come questa, dove è stato già sperimentato una convivenza civile tra varie culture, conoscendo quella vicinanza ai cittadini e quel radicamento dei cittadini e quella, diciamo, interlocuzione continua dei cittadini con le istituzioni, è un buon modello da replicare in Europa per la crescita. Alla lunga tradizione della cooperazione oltre i confini si è richiamato anche il governatore del Tirolo Günther Platter. Con il GECT abbiamo fatto un primo importante passo, il prossimo sarà la macro regione alpina, un passo necessario per aumentare il peso delle regioni alpine in Europa. Nel primo pomeriggio il premier Renzi ha lasciato Castel Presule diretto al tunnel di base del Brennero. Quasi impossibile per lui resistere all'affetto dei numerosi presenti che fino all'ultimo hanno cercato uno scatto indimenticabile insieme al presidente del Consiglio e al presidente della provincia di Bolzano.